Dunque Aller Milano si fondava su un sistema ben collaudato da anni, anche durante gli anni e soprattutto durante gli anni delle vacche grasse, quando i milioni di euro c'erano e scorrevano a fiumi, un sistema collaudato che avrebbe fatto impallidire Alibaba i 40 ladroni, perché garantiva laute prebende e premi di promozione, premi di risultato a un management che ha addosso la responsabilità di un dissesto finanziario che proprio grazie alle analisi del Movimento 5 Stelle durante la commissione d'inchiesta abbiamo verificato essere ben più ampio di quello illustratoci dal governatore Maroni in quest'aula. Eravamo rimasti a 350 milioni di euro di buco. Ebbene, analizzando i bilanci della società partecipata controllata al 100% da Aller Milano, Asset, abbiamo scoperto che questo buco finanziario di Aller Milano era quasi pari a mezzo miliardo di euro. C'è infatti un concorso di colpa nell'abnorme buco finanziario venutosi a creare che oggi, caro consigliere Malvezzi, è a carico degli ultimi. Ma ci sono delle responsabilità perché oggi Aller non è più in grado di sopperire al fabbisogno abitativo. E questo dissesto ricade proprio su quei cittadini più fragili che oggi hanno bisogno di casa. A monte del dissesto, come ho detto, si può parlare di fallimento di un sistema basato sul sistema delle nomine politiche, della spartizione delle poltrone all'interno degli organi apicali di gestione di questi enti, che per troppi anni hanno agito indisturbati, parlo di Aller Milano e delle sue società partecipate e controllate, senza alcun controllo, un sistema in cui tutti sapevano e tutti tacevano. Non è mai stato fatto un passo indietro da parte delle cariche apicali che hanno sempre o subito passivamente, oppure addirittura condiviso queste scelte imprenditoriali fallite e fallimentari in partenza. Addirittura c'è stato un assessore che da noi interrogato ha risposto che su Aller si aveva un occhio benevolo, lo troverete agli atti quando saranno pubblicati. Un assessore alla casa dichiara che bisognava avere un occhio benevolo per Aller Milano. E allora questo significa che siamo in un paese che funziona all'incontrario. Se un assessore, invece di accendere i fari e tutte le luci su un ente regionale che gestisce denaro pubblico proveniente dalle casse e dalle tasche dei cittadini, invece di alzare l'asticella dei controlli, dice abbiamo avuto un occhio benevolo. Come pure parlo dei milioni di euro che sono stati di cofinanziamenti a fiume di Regione Lombardia arrivati anche dallo Stato e milioni di euro acquisiti attraverso l'accensione di mutui per fare cosa? 19 contratti di quartiere che a oggi non sono ancora ultimati, un indebitamento di centinaia di milioni di euro con le dichiarazioni del direttore generale Ippolito che dice, interrogato da noi, ammetto che questi 19 contratti di quartiere sono stati fatti in fretta e furia in 6 mesi perché bisogna raccogliere l'acqua quando piove. Questo è ammissibile? È ammissibile sentire un direttore generale che dice sì, fu un errore col senno di poi? E adesso chi lo paga questo errore? Avete ancora il coraggio di dire che è colpa della morosità, delle occupazioni abusive o del carico fiscale? Oppure vi rendete conto che il fenomeno della morosità aumenta esponenzialmente quanto più aumenta la cattiva gestione aziendale? Oppure avete capito che le occupazioni abusive, come del resto attestato da 2 relazioni della Corte dei Conti, non del Movimento 5 Stelle, ha detto che uno dei più grossi problemi legati all'Aller era la sfittanza, poiché non avveniva, come è stato detto anche dal Presidente, alcuna programmazione della manutenzione ordinaria. Con un patrimonio dal valore di 5 miliardi di euro di debito, su cui 1,2 miliardi bisognerebbe impiegarli per poterlo riqualificare,
10.000 appartamenti sfitti oggi a Milano. A cosa arriva la politica? Ad approvare in questo Consiglio regionale un piano di svendita degli alloggi pubblici per risanare un bilancio causato dalla mala gestione e dalla cattiva politica. Bisogna rimuovere i responsabili. Questa è la parola che io vorrei sentire dal governatore Maroni, assente, dall'assessore regionale alla casa, Sala, assente. Noi ci siamo focalizzati sulle cause endogene, quelle direttamente correlate alla gestione dell'azienda e quelle comprovate da documenti ufficiali, in cui abbiamo trovato di tutto e di più, controllati e controllanti che erano la stessa persona. Milioni di euro di mutui accesi in modo sconsiderato pressapochista, basti pensare al fondo pensionistico integrativo, l'ha trovato il Movimento 5 Stelle all'interno della due diligence, ha interrogato il management della BDO a questo riguardo, è lo stesso direttore generale Ippolito e ha avuto conferma che si è acceso nel 2011 un mutuo di 30 milioni di euro. E a tutt'oggi non esiste un fondo pensionistico integrativo. Facciamo i favori alle banche con il fabbisogno che c'è in questa regione. Operazioni fallimentari. Mi piace ricordare Pieve Emanuele, signori, andate a visitare Pieve Emanuele. È un disastro quello che abbiamo lasciato lì. Appalti e consulenze esterne che venivano affidate, signori, senza procedure formalizzate e senza alcuna valutazione delle performance. Abbiamo un caso eclatante che è quello dell'esternalizzazione delle buste paga a Cispel, in cui Aler Milano esternalizza le buste paga ad Asset, la quale Asset naturalmente non ha né know-how né risorse né competenze per poter ottemperare a questa funzione per 1 milione di euro, e cosa fa? Subappalta alla Cispel controllata al 49% da Asset. Ecco qual è il gioco. Aler Milano dà 1 milione di euro ad Asset. Asset gliene dà circa la metà a Cispel e si trattiene il resto. Belle queste consulenze esterne. E a cosa avevano a fare una direzione delle risorse umane? Ho citato questo caso, potrei citare quello relativo al recupero crediti, affidati a studi legali, appunto, ripeto, senza procedure, senza valutazioni delle performance, come pure il caso dell'esternalizzazione della gestione delle postazioni informative informatiche. Tutto spreco di soldi. E in questo un'assenza totale di un sistema informativo, di un'anagrafe del patrimonio e dell'utenza che consentisse all'azienda immediatamente di individuare i casi fuori legge. Sull'altra questione della gestione finanziaria, sempre rilevata dal Movimento 5 Stelle Lombardia e poi inclusa all'interno della relazione, riguardante la stipula di contratti derivati, titoli tossici, venivano stipulati senza neanche una delibera del CDA. Ci sono perdite milionari per causa di questi contratti derivati che perdurano ancora oggi, incidono sul dissesto finanziario. Quindi una causa del dissesto, se voi andate a cercare una macro causa, non la troverete mai. Troverete decine e decine di cause di questo dissesto finanziario che sono per gran parte legate e hanno poi causato morosità e occupazioni abusive e sfittanza da mala gestione aziendale e politica. Bisogna rimuovere i responsabili, questo è un dovere istituzionale nei confronti dei cittadini. Non fate l'errore di curare la malattia curando gli effetti senza curare le cause, perché altrimenti il nostro lavoro sarà completamente vanificato.